invece introdurre l'argomento della Web TV, quindi cos'è una Web TV e portarvi l'esperienza che abbiamo fatto al piccolo, facendo praticamente la prima Web TV di un teatro italiano, la prima abbastanza strutturata e organizzata. In estrema sintesi vi presenterò alcune riflessioni, alcune suggestioni su un mondo che tocca affrontare quotidianamente, anzi direi ora per ora, non solo per quanto riguarda lo piacevole terreno del teatro, ma un po' tutti i mondi che affrontiamo, il mondo del consumo, il mondo delle opinioni, il mondo dell'orientamento, il mondo dei costumi. Quindi quello che voi vedete qui è un po' anche un frutto di una riflessione personale, ma anche di tutto il mondo a cui appartengo. Giusto per darvi un'indicazione, io sono co-proprietario di una società che si occupa di ricerca di mercato, ma che appartiene al più grosso gruppo di comunicazione mondiale, che si chiama WPP. La TV si confonde col web, è inutile nascondercelo, per diventare una piattaforma attiva personalizzata. Ci sono due megatrend che impattano su questo: il concetto della personalizzazione e il concetto della interattività. Allora, mentre tutti i media tradizionali, tutti gli strumenti di comunicazione tradizionali storicamente erano sì massivi, si contattavano grandi quantità, audience si chiamavano, ma avevano un grande difetto, erano monodirezionali, dal tradizionale, che tu scegli il contenuto e non il mezzo. Non so se è chiaro questo concetto, non si va più sul discorso del vado a vedo la televisione, leggo il quotidiano, ma vado a scegliere quel contenuto non indipendentemente dal canale. Gli specialisti utilizzano molto di più la rete e gli occasionali anche, perché sono i due pubblici che si informano di più e vanno in maniera diretta. Ci siamo chiesti, ma di questi signori che frequentano le comunità online, rispetto al pubblico, rispetto ai lombardi, quali teatri frequentano? Beh, questi sono numeri piccoli perché, vi dicevo prima, il territorio è molto ampio. Abbiamo anche una fortissima dispersione del pubblico. Il pubblico prima era concentrato, bene nel male, in alcuni grandi blocchi sociali che non erano facilmente raggiungibili, ma abbastanza raggiungibili e individuabili. Quindi c'era il pubblico, allora si chiamava pubblico borghese del teatro, che invece il Corriere della Sera serviva per raggiungere, come invece il pubblico dei giovani o dei lavoratori era concentrato nelle scuole o nelle università, dove c'era una forte attività sociale, una forte voglia di partecipare, perché la gente spontaneamente utilizza nuovi mezzi di comunicazione e che questi nuovi mezzi di comunicazione costano molto meno dei mezzi tradizionali. Questa è la prima straordinaria opportunità che abbiamo sfruttato. Facebook, se uno non sa usare, può vendere almeno 50 biglietti a seconda di Facebook. E questi 50 biglietti mi costano 50 euro. Avere tutti i contatti con la produzione per avere più contenuti possibili per quello che deve essere un canale informativo, e quindi con la produzione stabilire tutto un calendario di interviste, di ripresa degli spettacoli, per riuscire ad avere un calendario che segua costantemente quello che viene fatto in teatro. Sì, noi sostanzialmente facciamo le riprese degli eventi, quindi spettacoli, piuttosto che incontri con ragazzi, piuttosto che tutto quello che viene appunto organizzato, e ci occupiamo poi del montaggio di piccoli promo, degli spettacoli e insomma delle pillole che hanno un valore di documentazione fondamentalmente, però anche di promozione per gli spettacoli, a cercare di capire un po' qual è il cuore dello spettacolo stesso e dargli appunto una strutturazione in modo da rendere quello che è l'effetto dello spettacolo. C'è sempre il fatto che, appunto, come si parlava prima, che il teatro comunque è un momento anche, quindi il filtro video a volte non rende totalmente quello che... Deve essere sempre un'attenzione anche dove guarda la persona intervistata rispetto alla camera. Quindi chi fa le domande, che magari non è l'operatore, deve stare vicino alla camera. Questa è un'altra delle potenzialità virtuose della Web TV, costringendoti a pensare sempre di
documentare quello che stai facendo, alla fine di far raccogliere materiali. Una volta che tu hai raccolto tutti questi materiali, hai la possibilità di trasformarli in un documentario integrale. Lo sforzo deve essere sempre quello di trovare, di pensare prima al significato più grande di quello che stai raccontando.